Salve ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Anime Manga Ita. Io sono Falcus ed oggi parleremo di Koikaze. Prima di cominciare, volevo annunciarvi la nostra nuova sigla. Sì, ci siamo messi d'accordo con i ragazzi di Graphine Studio e grazie alle loro capacità e al loro lavoro ci hanno praticamente realizzato una nuova sigla per il canale che potrete vedere praticamente ora. Li ringraziamo ancora e passate da loro per vedere i loro prodotti che animano loro stessi. Sigla. Giuro che parlare di questo anime mi è molto difficile, non tanto perché è un anime bello, brutto, ma perché è un anime con dei contenuti molto particolari. Vi confesserò un'altra cosa che per proprio discuterne con voi oggi in questa recensione mi sono andato a rileggiucchiare qualche recensione o qualche cosa che ho scritto qui e lì proprio per Koikaze, perché bisogna ponderare praticamente le parole in quanto l'anime tratta di incesto, incesto, quindi come dire, difficile da parlare. È praticamente un manga del 2001 circa, che poi praticamente viene adattato nel 2004 dallo studio Geneon, uno studio praticamente così. È un anime molto particolare. Partiamo proprio dalla trama. Il nostro protagonista, Koshiro, è un ragazzo che praticamente vive la sua vita normalmente. Non è molto fortunato per intenderci. C'è un lavoro che non l'appassiona, una ragazza che l'ha lasciato perché si annoia, non vive neanche molto bene, quindi deve lavorare duramente per poter andare avanti. Insomma, non è un ragazzo che se la passa bene, ma non è neanche un ragazzo che se la passa male. Vive la sua vita nelle difficoltà comuni. Un giorno, mentre va al lavoro prendendo la metropolitana, incontra questa ragazza Nanoka. Questa ragazza perde il libretto e lui praticamente glielo riconsegna. Poco dopo, tramite un fortuito incontro, si ritrovano e praticamente vanno ad un Luna Park, dove forse lì scatta qualcosa. Peccato che poco dopo scoprirà che Nanoka è sua sorella. Cioè, insomma, capite perfettamente che tutta la presentazione dell'anime ci porta a pensare che sia un anime abbastanza immorale, come per esempio poteva essere Kiss Persis o come poteva essere lo Yosuga no Sora, insomma tutti quegli anime che hanno qualcosa che riguarda le sorelle, Oreimo, vabbè, quello non è un anime, non esiste Oreimo. Quindi vi lascio immaginare quale grande situazione si prospetta davanti. Che cosa ho pensato io quando ho visto proprio l'anime in questione? All'inizio ero molto titubante, parlare di incesto, soprattutto in un anime, non è proprio così tanto semplice. Anzi, la cosa che mi preoccupava di più è che se volevano dare un tono seroso non ci riuscivano perché davano motivazioni banali. Ma questo non è avvenuto. Il fatto che si parli di incesto è una grande metafora, un'iperbole quasi direi. In realtà si sofferma più che altro su due cose. Prima questione, l'amore libero. Sì, c'è da dire che non è proprio un bell'argomento anche trattato così. Amore libero non significa che tu da 27enne puoi andartene con una quindicenne. No, non funziona proprio così. Però intende lì, è appunto come dicevo prima, più un'iperbole per proprio significare il fatto che davanti a una situazione molto complessa è importante, diciamo così, eliminare quei paletti mentali che praticamente ci conducono a quello che è il secondo elemento. Infatti, più che parlare di amore libero, amore incestuoso, che comunque sono degli argomenti che notiamo, l'anime parla di
moralità. Sì, Koshiro soffrirà particolarmente non tanto perché non vuole stare con sua sorella, ma più che altro perché non può, in quanto la società gli proibisce di fare una cosa del genere. La società non è d'accordo sul fatto che fratello e sorella stanno insieme, e praticamente questa è tutta la situazione su cui girerà l'anime. L'anime non sarà un anime solo sull'incesto, o perlomeno sarà sull'argomento generale incesto, ma nel profondo, nel lato interpretativo, quando si dà praticamente la seconda, quando si arriva al secondo piano di lettura, si noterà che più che parlare di incesto si parlerà di moralità, di etica. Proprio l'etica, come ben sapete, è come viene applicata la moralità, e quindi praticamente una società che non può accettare certi comportamenti e che quindi giudica le persone. E anche questa è una metafora non solo tanto per l'incesto, ma anche per tutti i concetti che esulano dalla società stessa. Se una persona all'interno della società compie qualcosa di moralmente scorretto, le persone lo additano come persona amorale. Ed ecco questa cosa che praticamente coinvolge tutto lo spettatore nella visione di Koikaze. Questa cosa viene poi evidenziata anche dal fatto che i personaggi, più che concentrarsi sulle azioni all'interno dell'anime, si concentreranno principalmente sui loro pensieri, sulle loro riflessioni. Koshiro sarà un personaggio estremamente riflessivo. Lui vuole Nanoka, ma sa che è sbagliato, sa che la società non lo accetta, e passerà giorni interi a non dormire, giorni interi a soffrire. Ma al lavoro arriverà ad impazzire. Insomma, Koikaze riesce a trasmettere tanto attraverso i personaggi più che attraverso le azioni. E infatti Nanoka si rappresenterà come invece una ragazzina, una bambina. L'effetto grafico, proprio la rappresentazione grafica, non la rappresenta proprio come una quindicenne, sedicenne, bensì più come una bambina viene rappresentata. Questo perché lei rappresenta proprio l'immaturità, l'amore sincero, l'amore incondizionato, l'amore non praticamente permeato dalla moralità. Lei non ha il non avrà il problema di Koshiro, di come comportarsi davanti alla società, anzi al contrario, lei se ne fregherà completamente, amerà Koshiro a prescindere. Questa però, diciamo, questo piccolo soffermarsi sui personaggi rende l'anime molto lento, e questa è una cosa che secondo me è un grande difetto, perché avrebbero potuto semplicemente gestire la questione in una maniera completamente diversa. Peccato che sia stato troppo lento, troppo. E per quanto concerne invece l'apparato tecnico, è molto interessante, uno stile grafico che mi piace, molto abbozzato per intenderci, però ragazzi le visioni frontali sono veramente uno schifo, tant'è che si preferiranno di gran lunga i tre quarti e i profili, ma ragazzi ci saranno certe scene in primo piano frontali veramente orribili, sproporzionate. Al contrario, invece, c'è una regia con tagli netti, decisi, e soprattutto che proprio aggiusta quelle questioni, questi disegni un pochino più grotteschi, grazie a delle inquadrature proprio fatte bene, in modo tale da proprio cancellare questo piccolo problema. D'altra parte, questo effetto un pochino più abbozzato permette di avere per esempio degli sfondi ad acquerello, a pennello, insomma degli sfondi molto particolari e molto suggestivi. OST presenti abbastanza, devo dire, ma particolarmente più interessanti, più carine sono sicuramente le opening e le ending. Insomma, per intenderci, l'apparato tecnico musicale non è che è proprio eccelso, però si trovano musiche abbastanza adatte ai momenti. Bene, penso di aver detto tutto su Koikaze, e anche mi sono mantenuto basso nei tempi, e spero veramente che lo vediate. Sapete,
trovare un anime che parla di incesto così bene è rarissimo. Parlarne poi anche in maniera da non far disgustare lo spettatore è un valore aggiunto. Io certe volte mi ero fermato prima di cominciare a vederlo perché dicevo, io lo so che è incesto, però che tipo di incesto mi proporranno? Come lo faranno? Sarà alla Yosuga Nosora, praticamente in modo così disgustoso. Sarà alla Kiss Persis, che magari poi si scopre che non sono. Cioè, lo si scopre al primo episodio di Kiss Persis, che non sono fratelli e sorelle di sangue. Oppure qua sarà proprio un incesto vero e proprio, però magari portato in un altro livello. Ecco, Koikaze è proprio questo: è un anime vecchiotto, e di questo ne dobbiamo dare atto, ma è un anime molto bello, molto particolare, molto suggestivo, che vi consiglio assolutamente da vedere per avere nella vostra lista un anime di cui vantarsi, non tanto perché si è visto, ma per quello che si è visto. Vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao!